Siamo alla terza edizione del Palio delle Contrade con la sfilata inaugurale. Com'è andata? Beh, decisamente bene, calcolando che due contrade hanno portato più di 100 persone in sfilata, quindi il paese di Fiorano è abbastanza piccolo e quindi avere circa 300 persone, 350 in una sfilata è decisamente un buonissimo risultato. Ricordiamo qual è il tema di quest'anno. Il tema è il Far West, il titolo esatto è la conquista del West, quindi tutti i giochi, sono 12 giochi, sono ambientati sul tema. Abbiamo però appreso anche dalle parole di Don Jimmy che l'obiettivo poi non è tanto quello della competizione ma anche dello stare insieme. Esatto, è l'obiettivo primario della manifestazione, quello di la gioia dello stare insieme, del condividere. Abbiamo cambiato il palio rispetto agli anni passati cercando di fare dei giochi dove la contrada dovesse solo giocare e anche diciamo in maniera sorpresa, senza una preparazione che spesso determina un eccesso di agonismo, quindi penso che ci siamo riusciti decisamente. E negli anni sta migliorando il palio? Sembra che ci sia comunque affiatamento anche tra le varie contrade. Allora, il palio sta migliorando, c'è sempre, ovviamente in paese abbiamo i sostenitori, quelli che non lo vorrebbero, quelli ogni 2 anni, ogni 3 anni, quindi c'è sempre un'accesa discussione, diciamo che però anche quello può essere positivo perché vuol dire parlare in paese e confrontarsi. Ricordiamo che comunque c'è un lavoro dietro impegnativo anche di allestimento del paese, quindi in sostanza è una sorta di volontariato che si fa anche per il paese. Assolutamente, tutte le attività sono fatte da volontari, quindi le contrade sono responsabili dell'allestimento e di questi momenti tipo quello della sfilata e dei balli, mentre un gruppo di una quindicina di persone ha lavorato da ormai sono 3 mesi che lavoriamo per la preparazione, ad esempio, del cavallo che avete visto, delle sagome, di un po' di coreografia, di quello che appunto ci serve per i giochi. In chiusura ricordiamo quando continuerà il palio. Allora, il palio dura 2 settimane, si conclude questa settimana con domenica sera con la gara di cancan alle 21, cancan maschile, quindi presumo che la cosa sarà molto, molto interessante e molto divertente. Riprende venerdì prossimo per terminare domenica sera alle 21 con la premiazione.